Ciao a tutti, oggi faremo insieme questa bellissima ghirlanda. Lo vedrete poi durante il video, la potremo fare in due versioni, in una versione autunnale o in una versione invernale con la neve artificiale. Vi confesso, io ho già tirato fuori tutto il materiale natalizio, non ho saputo resistere. Beh. Andiamo a vedere tutto quello che ci occorre. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà una ghirlanda. Io utilizzerò questa che ho realizzato utilizzando dei rami di vite, del tessuto un pochino grezzo, pizzi e tessuti fantasia provenzale, floreali, del muschio, del mio qui anche del putpurrì o anche delle ortensie secche. Ci saranno utili dei bastoncini o dei pezzettini di corteccia o pezzettini di pigna, insomma, quello che troviamo di un pochino naturale e rustico. L'ovatta fioccata, la nostra colla a caldo e del cartoncino per realizzare la dima delle nostre casette. Ed ora andiamo immediatamente a lavorare. Appoggiamo la dima su due pezzi di tessuto. Blocchiamo con qualche spillo. Quindi ritagliamo. Ecco qua. Ora, utilizzando la colla a caldo, quindi in maniera molto veloce, incolliamo un pochino di colla. Lasciamo aperta solo il lato inferiore. Ecco fatto. Ora imbottiamo la nostra casetta con l'ovatta fioccata. Una volta imbottita la nostra casetta, chiudiamo anche il fondo, sempre con un pochino di colla a caldo. Ed ecco fatto. Ora incolliamo della corteccia o dei bastoncini per quello che riguarda il tetto. Qualcuno mi diceva: "Ma non ti bruci mai?" Mi brucio sempre. L'ho appena fatto. Così. E decoriamo la casettina anche nella parte inferiore. Come vi dicevo, io qui dell'ortensia secca, ma andrà benissimo qualunque cosa, naturalmente. Dei pezzi di rametti. Così.
o dei pezzettini di potpourri. Stanno svuotando la campana del vetro proprio qui davanti, ma ecco, il potpourri contiene anche queste piccole pigne, le incollerò qui sotto. Anche qualche pezzettino di questo muschio, userò anche questo. Ora aggiungiamo un pezzettino di pizzo. Qui. Possiamo anche utilizzare del tessuto con una fantasia provenzale. Ed ora bordiamo tutto intorno alla nostra finestrella, non so se si vedeva bene, forse siamo un po' in controluce. Ed ora incolliamo intorno sempre dei bastoncini. Ed ecco fatto. Ora, sempre utilizzando dei rami, creiamo un'intelaiatura sulla nostra ghirlanda in modo da poter appoggiare sopra in questo modo le casette, altrimenti cadranno verso il dietro. In alternativa ai rami secchi potremmo tranquillamente utilizzare dello spago. Io dei rami e li utilizzerò. Usiamo la colla a caldo per bloccare tutto.
Ed ecco fatto, non ci resterà altro da fare che incollare le nostre casette. Le blocchiamo per bene sul fondo. Ecco fatto. E infine decoriamo qui sotto sempre con dei materiali naturali. Io continuerò a usare sia le ortensie che il purpurì e i pezzetti di radice. Ed eccolo qua, il nostro progetto è terminato. A piacere, mi è venuto in mente adesso, potremmo aggiungere della neve artificiale. Io lo farò, basterà mettere un pochino di colla. Ed ecco fatto. Un pochino. Qui sulla base e poi scrolleremo via tutto quello che viene. Ed eccoci qua, ho fatto un pasticcio col polistirolo, ce l'ho ovunque. Bene, io spero che questo progetto vi piaccia, come sempre grazie, grazie di cuore a tutti. E come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!